Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e facciamo un video sulla nostra azienda su Grafental. Eccoci nella nostra azienda, ecco la cronologia, qui Smart Nicola mi chiede l'amicizia, l'accettiamo direttamente. Vediamo che altro è successo. Nemico ha abbandonato la gilda, di questo fra poco parleremo, c'è stato un problema nei campi. Devs ha raggiunto l'alto medioevo. Barbarello ha attaccato la città, però poi non ci ha saccheggiato. E ok. Allora, mancano 16 minuti, forse alla fine del video potrò fare il giro assisti e quindi salutarvi tutti quanti. Veniamo subito a parlare dei campi. Allora, visto che il problema che c'è stato con Nemico, mi dispiace che poi Nemico ha lasciato la gilda. Vediamo cosa è successo. Insomma, poi ognuno tirerà fuori le sue conclusioni. Intanto vediamo la situazione nei campi. Questa è la situazione nei campi. Siamo messi abbastanza bene. Ormai mancano 2 giorni. Diciamo che la prima posizione è sostanzialmente sicura. Abbiamo 69.000 punti, quasi 70.000. Sotto di noi ne hanno poco più di 40.000. Quindi 30.000 punti di differenza. 30.000 punti in meno di 3 giorni sono più, dovrebbero fare guadagnare rispetto a quelli che guadagniamo noi, più di 10.000 punti al giorno. 10.000 punti al giorno sarebbero 1.000 punti, sarebbe circa 400 punti ogni ora. 400 punti ogni ora, quindi per quanto dovessero con questi secondi rossi conquistare tutto, dovrebbero arrivare a 1.200. Se arrivassero subito a 1.200 punti e noi ci fermassimo a 800, riuscirebbero per la fine dei campi a prendere il primo posto, quindi diciamo che sostanzialmente il primo posto è sicuro. Comunque questo settore ce lo conquistiamo, qui abbiamo i blu che ci stanno prendendo questo settore, ma insomma noi abbiamo preferito andare da quest'altra parte proprio perché i rossi erano il nostro nemico, erano gli unici che potevano in qualche modo passarci avanti. E che cosa è successo? Allora, la controversia con il nemico è stata questa. Io avevo detto, l'avevo anche spiegato nel video, di andare su questo settore di due Tuckmaser, proprio perché i nostri nemici erano i rossi e prendere questo settore significa prendere 68 punti, ma anche levare 68 punti ai rossi. E a noi interessa che i rossi non si avvicinino al nostro punteggio. E avevo detto pure che in questo settore c'erano troppi edifici, non valeva la pena, che qui avremmo potuto provare a ninjare il blu, però questo settore intanto valeva poco, in realtà vale esattamente, vale anche qualcosa di più di questo, però comunque dicevo che il blu non era il nostro nemico. Non ho parlato di questo settore perché non l'avevo proprio considerato, è vero che vale molto, vale 117, vedete, per un settore del secondo giro è molto, perché vale quasi quanto questi settori. Ecco, questo per esempio vale 166, questo che pure al secondo giro vale molto meno, quindi quello che diceva Nemico era anche sensato, dice perché andare su un settore che vale 68 invece che su un settore che vale 117. Allora, i motivi secondo me sono vari, un po' ho cercato di spiegarli in chat. Intanto, come vi ho detto, che a noi i viola non ci fanno nessuna paura, cioè levare dei punti ai viola non ci serve, a noi serve levare i punti ai rossi. E quindi qui, se noi prendiamo questo settore, facciamo 117 punti. Ma se prendiamo questo, ne facciamo noi 68, ma altri 68 li leviamo a loro, quindi in totale ne facciamo 136 di differenza con i rossi, quindi più che se prendessimo questo settore. Poi non mi sembrava neanche il caso di cominciare ad attaccare troppe gilde. Noi abbiamo attaccato i blu, abbiamo attaccato i rossi, attacchiamo pure i viola, insomma, poi ci troviamo tutti contro. I viola stanno tranquilli su questo settore, non ci danno nessun fastidio, quindi secondo me lasciarli in pace era la cosa migliore. È chiaro che poi ognuno ha l'idea sua, le strategie possono essere tante, però un esercito non può essere retto da 2 generali. Quindi se io dico una cosa mi aspetterei che gli altri non ne dicano un'altra, è questo che mi ha dato un po' fastidio. Se andiamo nella chat dei campi di battaglia, ecco, io avevo detto di due Tuckmaser, poi qui non avevo spiegato perché di due Tuckmaser, però l'avevo spiegato nel video, e Nemico poche ore dopo dice a due Temo Vospa, mi sembra si chiama Tevo Mospa, Tevo Mospa, vabbè, ha invertito le lettere. E dice dovremmo puntare su questo perché vale molto di più di quello rosso che avete attaccato. Però poi, oltre a dire dovremmo, di fatto ha cominciato a fare battaglie su questo settore. Ha messo il settore, il mirino, questo qui, io adesso non lo metto, questo che adesso sta qui,
l'ha messo qui, quindi in sostanza ha detto non fate quello che ha detto Sandro, fate andate su questo settore. Io capisco che i leader mi aiutano, spesso se io non ci sono seguite quello che dicono loro, se le situazioni cambiano posso aver detto una cosa e un leader può dire no, adesso facciamo così perché la situazione è cambiata, ma qui non è cambiata nessuna situazione, la situazione è esattamente quella di prima, io ho detto di attaccare questo settore, mi è sembrato brutto, insomma, da parte del nemico che mi venga a dire no, non fate quello che ha detto Sandro, facciamo quest'altro, comunque sono il fondatore dell'agilità. Poi, come diceva giustamente Ieio, ecco, io diceva mai attaccare due settori alla volta, si rischia dopo di non prendere neanche un settore, le forze si devono concentrare. È chiaro, combattere metà di qua e metà di là non c'ha senso. Io avevo detto di combattere qui, avevamo cominciato a combattere qui, andare su un altro settore era la cosa peggiore che si potesse fare. Va bene, comunque poi il nemico ha ritenuto di andarsene, non è rimasto soddisfatto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ecco, non vorrei che questo adesso fosse preso da parte degli altri leader come una cosa, no, noi non dobbiamo fare niente, no, dovete fare, se io non ci sto, dite, se io ho fatto un errore evidente, ditelo, se la situazione è cambiata, ditelo, però motivatelo, beh, lui pure l'ha motivato, ha detto che valeva di più, però se avesse sentito il video avrebbe sentito i miei pareri, comunque insomma quello che io dico è che non è cambiato niente da quando ho dato io la disposizione a quando l'ha data lui e quindi ha proprio in sostanza ha detto no, Sandra non ci ha capito niente, fate quello che dico io, questa cosa mi ha dato un po' fastidio e per evitare che si ripetesse gli ho levato il potere del leader, lui evidentemente si è sentito meno matto perché gli ho levato questo potere, perché non gli ho dato retta, lui è convinto di stare alla parte della ragione, dice beh fate come vi pare, ci ha sbattuto la porta in faccia e se n'è andato. Se n'è andato senza neanche un saluto, se non sbaglio, una motivazione. Beh, la motivazione si capisce, ma ecco, ha abbandonato la gilda, non ha detto una parola, ma non fa niente. Ok, comunque continuando nei campi, niente, adesso ormai mancano 2 giorni, finiamo questo settore, finito questo non lo so dove andare, forse potremmo a questo punto andare proprio sul blu, ma nel frattempo loro avranno preso questo. Non vorrei attaccare gilde che ci hanno lasciato in pace a questo punto, che siamo sicuramente primi, forse non vorrei nemmeno continuare ad attaccare i rossi, lasciamogli questo secondo posto meritato e quindi tutto sommato niente, direi. Una volta conquistato questo settore, di andare sui blu, visto che loro ci stanno attaccando, andiamo sui blu. Se poi i rossi ci dovessero attaccare, allora andiamo anche sui rossi. E se no, ci si può anche concentrare sulle spedizioni, visto che ormai i campi li abbiamo vinti sostanzialmente. E ok, facciamo il raccolto. Mettiamo la produzione. Qui sono pieni perché ho raccolto già oggi, stamattina, non mi ricordo quando. Che ore sono? Le 4, quindi mettiamo 4 ore. 8 ore sono troppe, i fabbri non ci interessano. Mettiamo 4 ore anche qui. 4 ore anche qui. Su questi mettiamo. Ma qui sono rimasti soltanto quelli che avevo già messo la produzione, quindi non c'è niente da mettere. Ah, c'è questo costruttore di slitte, qui mettiamo un giorno che ci dà 15 beni. E va bene così. Allora, vediamo che cosa c'è da fare qui sull'antiquario. Qui non c'è niente di interessante, qui mancano ancora pochi minuti per raccogliere. La taverna manca ancora per raccogliere, aspettiamo che si riempie perché sapete che ognuno che arriva sono due, vedete, sono due monete in più. Quindi se io raccolgo prima raccolgo le sedie con poche monete, se raccolgo dopo invece raccolgo quelle con tante monete. È chiaro che devo fare attenzione che se si riempie nessuno si può più sedere e quindi alla fine prendo meno punti. Quindi bisogna raccogliere quando è quasi piena o piena. Qui abbiamo l'insediamento. Qui qual era la situazione dell'insediamento, la prossima espansione servono le corna, e vediamo cosa ci manca per le corna stanno qui, con il cacciatore di bestie si producono, vediamo, abbiamo abbastanza asce, abbiamo anche abbastanza idromele, quindi
Quindi poi per sbloccare i totem del clan ci serviranno le corna e quindi possiamo arrivare alle corna. Per mettere le corna dobbiamo mettere la diplomazia, quindi dobbiamo arrivare a 280, stiamo a 150, ci manca 130 di diplomazia. 130, noi che cosa abbiamo come diplomazia? Ah, abbiamo soltanto le pietre runiche, quindi 130 sarebbero 20, 22 pietre runiche che dobbiamo mettere, quindi niente, dobbiamo levare direttamente le produzioni. Fare le produzioni, tanto poi metteremo il cacciatore di bestie, però a questo punto poi non avremo per sbloccare qui, perché vediamo 75, 26, 46, sì, le asce ce le abbiamo, di idromele 43, 43, 86 più 58, 84 più 60, 144, ce ne manca ancora un po', forse a questo punto ci conviene raccogliere un po' di idromele, così poi leviamo direttamente idromele e asce e possiamo direttamente arrivare a questa tecnologia senza dover rimettere la produzione di idromele. E allora ok, a questo punto mettiamo la produzione di 4 ore anche qui e basta. Ok, raccogliamo qualche incidente. Andiamo sui messaggi. I messaggi non li abbiamo visti, abbiamo visto soltanto quello di Gilda principale. Posizione coperta. Lei ha messo Zeus. Qui non c'è mercato. 30, queste ne ho poche. Qui non c'è altro. Vediamo sui social. Smart Nicola, sono un tuo fan numero uno, seguo su YouTube. Grazie mille, grazie a te, Smart. Ciao. Grazie a te. Ho accettato prima l'amicizia di Smart Nicola. Jack the Crazy World, ciao Sandro, segui i tuoi video, volevo chiederti che programma usi per fare i tuoi video. Per fare i video uso Gamecaster. Questo è... Beh, adesso non lo vedete un attimo, però te lo faccio vedere. Allora, andiamo su Gamecaster, voi adesso non lo vedete, devo sbloccare sulle impostazioni che voi vediate anche questo video. Vediamo se mi ricordo dov'era, forse su impostazioni avanzate. Sì, mostra Gamecaster. Ok, adesso penso di dovrei. Sì, infatti lo vedete tante come nello specchio, tante volte uno dietro l'altro. Questo è il programma che sto utilizzando. Io vedete qui praticamente ho le varie finestre. Beh, è complicato indicare perché se ci vado sopra si nasconde. Comunque vedo la finestra del gioco, vedo la finestra in cui io sto a tutto schermo. Ah, qui c'è la finestra del gioco. Qui c'è la finestra in cui sto a tutto schermo. Se io clicco qui, voi mi vedete a tutto schermo. Se clicco qui, vedete quello che c'è nel video in sostanza. Adesso, prima avreste visto soltanto il gioco, adesso avendo abilitato Gamecaster, vedete Gamecaster. E adesso levo però questa abilitazione perché sennò ci fa un po' di confusione. Torniamo sulle impostazioni. Dov'era? Su avanzate, mostra Gamecaster. Ok, adesso non c'è più e vedete soltanto il gioco. Quindi torno sul gioco. Comunque il programma è questo. Gamecaster sta in versione beta e al momento è gratuito, almeno è gratuito quello. Sì, mi sembra che al momento è del tutto gratuito. Gamecaster, ecco, scarica Gamecaster e così via. Diciamo che fa parte di XSplit. Se andate sul sito di XSplit ci sono vari programmi. Gamecaster è un programma semplice solo per fare video. Su XSplit trovate anche un programma per gestire i video, un programma per montarli e cose del genere. Ma io normalmente faccio il video con Gamecaster e non lo monto, così com'è lo trasmetto. Ok, te lo scrivo anche qui. Gamecaster. Vedi meglio nel video. Un altro programma che uso è per la webcam, è XSplit Webcam, che è quello che mi consente di mettere dietro a me uno sfondo virtuale, mentre nei primi video, se avete visto, si vedeva la mia stanza da letto con il letto e tutto quanto, adesso si vede uno sfondo, un'immagine che io scelgo. Ok, vediamo se ci sono altri messaggi, oltre a quelli degli scambi punti. No.
scambi punti li vediamo alla fine, perché magari nel frattempo avrò altri punti forge. E vediamo la situazione. Allora, niente, a questo punto ho campi o spedizioni. Come unità militari non ne ho tante perché le ho utilizzate. Perché mi dici? Ah, perché qui c'è età moderna, non è tutte le aeree. No, ecco, ne ho di più perché ho raccolto altre, ho raccolto unità, quindi ce l'ho un po' di unità. E tutto sommato andrei nelle spedizioni. Nei campi abbiamo fatto abbastanza. Forse finiamo questo settore, ma comunque vinciamo lo stesso. Quindi andiamo un po' nelle spedizioni oggi. Siamo terzi nelle spedizioni. Vabbè, non abbiamo nessuna possibilità neanche qui. Non so, sono quasi in dubbio se andare nei campi. Vogliamo finire in bellezza, prendiamo questo settore. Io non lo prenderò adesso, però darò il mio contributo. E allora andiamo nei campi. Facciamo qualche negoziazione intanto, come al solito. Allora, qui ci va sicuramente le alghe, qui sicuramente i dati biogeochimici, e qui però non lo sappiamo perché questi sono usciti tutti e due, quindi qui ci potrebbe essere qualsiasi cosa. Ma mettiamo le monete, però questo è l'ultimo turno, quindi posso scegliere fra monete e semiconduttori. Scegliamo le monete che sono quelle che valgono meno, che possono essere semiconduttori, pazienza, è ok, abbiamo speso i nostri primi 10 diamanti, erano i superconduttori. Ok, ancora negoziazione, se mi fa spendere altri 10 diamanti però mi fermo. Qui ce la facciamo di sicuro. Ok, e due. Se queste 15 battaglie le avessimo fatte qui, adesso staremmo a 54. E vabbè, non fa niente. Anzi, ci è andato bene che i rossi se ne sono stati tranquilli e non ci hanno attaccato. Perché i rossi potevano provare a ninjarci. Ecco, potevano provare a ninjarci questo. Ah no, ninjarci no, perché abbiamo due province confinanti, l'avevamo detto nell'altro video. Era anche un motivo per cui ero andato qui. E con due province confinanti, di fatto, per ninjarci dovevano prendere sia questa che questa, era quasi impossibile. Ok, abbiamo fatto tre negoziazioni, andiamo avanti. Facciamone altre due, tutte quelle in cui si consuma un solo bene per slot. Vediamo se riusciamo a spendere più diamanti. Bene, qui abbiamo fatto soltanto in due turni. Facciamo l'ultima negoziazione e poi passiamo con i militari. Ok, e qui sono sicuramente i superconduttori, e qui non è detto, può essere l'uno o l'altro. Speriamo di essere andati bene, e siamo andati bene. Ok, adesso passiamo a combattere. Siamo a 55. Una, due, qui mettiamo il futuro per evitare di mettere unità di aeree passate. Questo per esempio non è del futuro, penso, infatti è dell'età moderna. Facciamo così. Così. Ok, ok.
non credo, no, non ho abbastanza unità per un'altra battaglia, questa indifesa la lascio qui. Siamo arrivati a 61 su 100. D2, tac mazer, 61 su 100. Anche voi scrivetelo come ha fatto anche Gerla, se lo facciamo tutti sappiamo meglio quello che succede. Comunque mancano 40 battaglie in 2 giorni, 20 battaglie al giorno si fanno tranquillamente, questo settore lo prendiamo e poi possiamo anche fermarci volendo. Ok, l'insediamento che cosa è successo? Avevo messo raccogliamo anche il municipio. E facciamo adesso i saluti, ecco, posso fare il giro assisti. Rocco, Anonimo, Ieio, Gerla, Liam, Elia, Annou, Leia, Ernesto. L'ho cliccato Ernesto, no. Discovery, Cristiano, Shis, Geovax. Il costruttore Wildwood ha cambiato. Sbaglio, ha cambiato avatar. Betty, Michele, Nice, Doves. Doves, ci devi spiegare però che cos'è questo Doves. Non credo che ci possa aiutare Google perché non credo che sia niente di reale. Doves. Department Visual Studies Student Society, ma fai parte della società del Dipartimento di Studi Visuali? Bah, chissà, quante S c'ha però? Qui ce ne sono 3 di S. Ah, lui ce n'ha 3, eh? No, ce n'ha 4 addirittura. Andiamo e mettiamo un'altra S che esce fuori. No, S soltanto questa. Non credo che. Qui ci sono immagini, chi sei tu questo qui? Ok, andiamo avanti. Il cognometro, Tenshi. E abbiamo fatto tutti quanti. Allora andiamo a mettere qui dobbiamo rimettere la produzione delle armi, visto che le abbiamo consumate. Qui non c'è niente. Andiamo a mettere questi punti. L'antiquario pure abbiamo finito le 24 ore, quindi mettiamo qualche altra cosa nell'antiquario. Mettiamo un capanno da pesca, mettiamo quelli che valgono di più. E una grande fabbrica di dolciumi. Un giorno è barato. Ok, allora 28 punti. Andiamo a vedere i miei 3 scambi punti. Intanto a lei ho messo dei punti prima e gli ho detto di mettere, io mi sono fermato a mettergli 94 punti perché a questo punto il suo Zeus aveva la terza posizione che era coperta e quindi io non gli ho. Allora, vediamo la situazione. Adesso lei probabilmente l'ha data la terza posizione su Zeus. Io stavo a 94 punti, beh, adesso l'hanno presa. Comunque, in sostanza, mancavano i punti in cui chi metteva 10 punti era sicuro di prendere la terza posizione. Quindi, ho detto offrila nelle posizioni sicure. Infatti, adesso hanno preso tutti i punti. Perché io e Anonimo facciamo scambio, penso anche Anonimo, abbiamo messo più di quello che prendiamo nell'ambito dello scambio. MP ha messo 10 punti e li riprende. Whitewood ha messo 5 punti e li riprende. Questo è un esterno, ha preso un punto. Diciamo che volendo, se qualcuno potrebbe un interno mettere 2 punti e prendersi, assicurarsi la posizione. Ma insomma, se no, assicurarsi no, in realtà lei dovrebbe mettere un altro punto per coprirlo. Però se no, se non interessa a nessuno, se lo può prendere anche l'esterno. E io a questo punto mi fermo finché non è chiuso Zeus. E deciderà lei se dare l'ultima posizione a qualcuno interno. Vediamo se è corretto quello che ha scritto. Lei 130 su 300, su CDM sta a 115. A 115, perfetto. Ah, anche io vedete la stessa cosa. Qui io posso chiudere CDM. Mi hanno lasciato giustamente un punto per la chiusura perché fare il doppio raccolto. Vediamo qual è la situazione. Ho raccolto poco fa. Vedete, mancano 23 ore, quindi posso tranquillamente chiuderlo. E faccio il doppio raccolto. Vedete quanti punti? Ho raccolto 2 volte di seguito in sostanza. Io ho raccolto prima e adesso avendo chiuso il livello ho raccolto di nuovo. Ok, allora a questo punto andiamo a sistemare lo scambio punti perché nello scambio punti Leia aveva 115 punti, ne ha presi 5 di premio, quindi questi 5 li deve scalare. Andiamo nello scambio, lo scriviamo, ti scalo i 5 punti di premio.
che hai preso nel mio CDM. Ah, ho scritto tutto maiuscolo. Ti scalo i 5 punti di premio che hai preso nel mio CDM. Ok, ricontrollo che sono 5, perché poi parlando io mi dimentico. Anonimo, no, con chi sto parlando? Con lei sto parlando. Poi dovrò levare però la stessa cosa anche anonimo, chi era, con chi facevo scambio punti, con anonimo e Gerla. Allora, comunque lei intanto sono 5 punti, quindi giustamente gli scalo 5 punti. E quindi diventa lei a Sandro, non più 130 ma solo 125, perché 5 li ha ripresi indietro come premio. Però su CDM non ci sono più 115 punti, ma ce ne sono 0 a questo momento, a questo punto. Ok, e vediamo se il mio CDM però è da aprire il livello successivo, se ho i progetti. Ho i progetti, perfetto, allora sblocco il livello 11 e poi continuare a versare nel livello successivo. Adesso se tu metti, se metti altri 10 punti sul mio CDM, scriverai lei a Sandro 135 su 300 CDM tra parentesi 10, perché tra parentesi c'è solo il numero di punti che stanno sul livello attuale messi da te, e quindi metti 10, però i punti in totale invece li vai sommando per arrivare a 300. E io a te nel momento non ti metto niente, anche se sto indietro, perché aspetto che chiudi CDM anche tu, e no, CDM Zeus, e quindi, ma in realtà da una parte potrei anche chiuderlo Zeus, perché non ha doppio raccolto. Dall'altra magari sai che faccio, ti metto un paio di punti, così arriviamo a 4,48 e lo può chiudere un interno con altri mettendo 2 punti. Quindi io qui ti metto 2 punti. E qui se uno dei Gildani vuole mettere 2 punti può passare a un pettino. Non è Gildano, no? No, invita nella Gilda. E Antonio nemmeno, ok. Quindi un Gildano può mettere 2 punti. Io ti ho messo 2 punti e sto a 96. E allora aggiorno in questo modo. 96 e 96 qui. E poi andiamo su posizioni coperte. Due punti per la posizione 5 di Zeus di Leia, passando avanti a un esterno. Chiudete pure, Zeus non ha doppio raccolto. Ok, spero di essere stato chiaro. Quindi qualcuno di voi mette 2 punti, chiude, e mettendo 2 punti passa avanti a Pettinius e si prende un progetto. Insomma, un progetto di Zeus vale 2 punti, almeno per chi ne ha bisogno. Ok, quindi questi 31 punti posso metterli invece agli altri due, a Gerla e Anonimo. Allora, torniamo sullo scambio punti di Leia. Che fine ha fatto? Mi sono perso Leia. Eccolo. Mi copio questa frase dei punti, perché dovrò metterla anche agli altri. Allora, vediamo. Hanno messo, andiamo per ordine. Anonimo ha messo 220 punti e ha preso una ricompensa di 70 punti. Quindi andiamo su Anonimo. Si è bloccato. Vedete, Anonimo 220 punti. Ok. Allora, Anonimo gli scaliamo, abbiamo detto 70 punti, e già mi sono dimenticato. Fatemi ricontrollare, perché se poi sbaglio creo solo confusione. Anonimo sì, 70 punti, mi ricordavo bene. Allora, Anonimo, ti scalo i 70 punti che hai preso dal mio CDM. Ok, quindi ti ritroverai Anonimo a Sandro, invece che 220, 150, perché 70 sono tornati indietro. E punti su CDM 0, perché nel nuovo livello non ne hai niente. Adesso se metti 10 punti scriverai Anonimo a Sandro 160 su 300,
CDM 10, perché ce ne saranno 10 su questo livello. Ok, io a te ti posso mettere invece dei punti, sto molto indietro, sto a 49, tu stai a 150, te li stavo mettendo su altra, te ne metto la metà di questi, te ne metto 15. Metto 15 punti e sono arrivato a 27. Quindi 27 su questo livello, 15 punti, 50, 64, in totale 64. Ok, ho 27 su Alcatraz e a posto. Con te ho finito, andiamo adesso invece su Gerla. Gerla quanti punti ha preso? No, questo è Zeus, non c'entra niente. Su CDM. Gerla era 200 e ne ha presi 35 di premio. Quindi copiamo la solita dicitura. Cambio punti Gerla. Ti scalo. Stavolta sono i 35 punti di premio che ha preso nel mio CDM. Quindi Gerla da 210. No, però qui c'è qualcosa che non torna. Gerla dice che stava a 200 sul mio CDM, forse stava a 200, 220 era anonimo? Sì, ok. Ha ragione lui. Allora va bene così. E quindi adesso starà, levati 35 punti, invece che 210 va a 175 su 300 e su 0, CDM ci stanno 0 punti. Ok, io sul suo CDM sto a 24, verifichiamo. Esatto, metto questi altri 16 punti e vado a 40. E quindi io metterò Sandro Gerla 40 e qui aggiungo i 16 e arrivo a 91. Ok, con gli scambi punti abbiamo fatto e penso che abbiamo finito qui con questo video, non c'è altro da fare. E quindi torno sull'immagine a tutto schermo e vi saluto, buon game, alla prossima, ciao a tutti.